Pasquale Bruno, che in vista di questa finale si è fatto tatuare un leone sull'addome, gli ha detto per essere più feroce nel duello con Carnevale. Adesso invece se la vede con Rizzitelli. Fusi, colpo di testa ancora di Benedetti, ripresa con silenzio, ancora Benedetti, Mihailovic, Carnevale, doma bene il pallone, ancora Carnevale, ottimo nel dribbling, ha evitato Kois che poi lo mette a terra, buona giocata di Andrea Carnevale, uno dei tre giocatori della formazione della Roma che hanno coltivato un'esperienza nazionale, 10 presenze con 2 gol, mentre lo vediamo ancora che è un giocatore del Torino, è rimasto a terra, ma la Roma prosegue con Hessler, ancora Hessler, Piacentini prova il tiro dalla distanza e il tiro è fuori, conclusione di Piacentini, mentre il gioco è sempre fermo. Vedete che si sbraccia mimando il gesto di una gomitata Mondonico in panchina, c'è un giocatore a terra, dovrebbe trattarsi di Fortunato che viene assistito in questo momento, è abbastanza arrabbiato per l'accaduto Mondonico. Noi ci fermiamo ancora per alcuni secondi. Ecco, vedete Mondonico che è stato redarguito dal direttore di gara. Sì, però secondo me ha sbagliato Guzzato, perché il giocatore era fermo sul precedente fallo e quindi lui doveva a quel punto, siccome le botte in testa sappiamo, adesso rivediamo l'azione incriminata o il contatto incriminato, vedete che c'è un contatto, forse non si vede bene col gomito di Mihailovic e la faccia di Fortunato. L'arbitro poteva anche lasciare intervenire in quel momento, invece ha fatto proseguire l'azione. Fortunatamente non era nulla di grave, ma credo che certe cose vadano sempre prevenute. Nel frattempo avete visto il più giovane presidente della Serie A, vale a dire Roberto Goveani, e dopo di lui un'inquadratura di Vujadin Boskov, 62 anni, il tecnico uscente della formazione giallorossa. In azione con il numero 4 per il Torino, Fortunato, che si è rimesso dell'incidente occorso di poco fa, ed ora arriva Comi, è molto bravo Comi. Mihailovic tocca male il pallone, palla che finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco del Torino, quando siamo al decimo minuto e 23 secondi. Scambio con Aguilera, prova a dettare il passaggio, se ne va Sordo, buona questa azione, ancora Sordo, il cross, c'è una deviazione, una respinta di Comi, colpito al basso ventre, rimessa in gioco per il Torino. Gianluca Sordo sta attendendo il momento migliore, scambia con Scifo e poi non ce la fa Sordo a mantenere in gioco la palla. Sordo che è stato redarguito, ed è redarguito in questo momento verbalmente dal direttore di gara. Si gioca su ritmi agonistici davvero molto alti, risultato di 0-0 dopo 11 minuti. Garzia per Giannini, Giannini si libera sulla destra Benedetti, gli si fa incontro Scifo, verticalizza per Rizzitelli, alle prese con Bruno, ancora Rizzitelli, prova a convergere Rizzitelli, vince di forza questo doppio duello, la palla è ancora per la Roma, per Giannini che va a pescare Mihailovic, eccolo alle prese con Fortunato, c'è il cross, palla buona, e ancora Carnevale, per la terza volta Carnevale non riesce a mettere il pallone alle spalle di Marchegiani, tutto questo all'undicesimo e 40 secondi. E questa però è una grandissima occasione sbagliata, perché non è saltato, aveva veramente solo da spingerla non addosso a Marchegiani, bellissimo il cross tagliato di Mihailovic, vedete lo sbaglio grossolano di Carnevale. Dunque un inizio effervescente da parte della Roma, che per tre volte ha sfiorato quel gol che sarebbe importantissimo ai fini di un risultato poi positivo, una Roma che spera ovviamente nel miracolo e viceversa il Torino spera di mantenere inviolata la sua rete, soprattutto in questa fase iniziale, quella che potrebbe poi essere decisiva ai fini della qualificazione. Ricordiamo sempre che il Torino parte forte del vantaggio di 3-0, un vantaggio sicuramente non da poco, mentre l'arbitro, su segnalazione un po' tardiva del guardalinee, ha segnalato, ha ravvisato una posizione di offside che c'era in precedenza. Tardiva ma giusta, perché Carnevale stava rientrando ed era in fuorigioco. Si riparte dunque con un calcio di punizione, mentre vedete inquadrato proprio Andrea Carnevale, per lui 3 palle gol nel giro di 10 minuti. Andrea Carnevale, che è destinato pure lui a lasciare la Roma, mentre vediamo il calcio di punizione battuto, l'intervento di Bonacina
sulla palla c'è Mussi, palla in out, qualche secondo di pausa per noi. Porte blindate DR, l'industria della sicurezza. Il gioco è ancora fermo. Nei pochi secondi in cui non siamo stati collegati con l'Olimpico c'è stato un intervento falloso che possiamo rivedere. Il Bonaccina, che è entrato a piedi uniti su silenzio, giustamente l'arbitro ne ha punito l'intervento assegnando così il calcio di punizione ai Granata. Ricordo che Roma e Torino si sono affrontate 18 volte in Coppa Italia, bilancio in perfetta parità, 5 vittorie della Roma, 5 del Torino e 8 pareggi. Nelle finali 3 volte si sono affrontate in una finale diretta, sempre vinto la Roma. Comi, buono l'intervento, la respinta dopo il calcio di punizione battuto da Aguilera, gioco fermo. Ricordo brevemente le finali che hanno sempre visto il successo giallorosso nel 63-64, 0-0 all'andata, 1-0 con gol di Nicolè della Roma al ritorno, nel 79-80 partita unica conclusasi sullo 0-0, vittoria della Roma ai rigori per 3-2, 80-81, due pareggi per 1-1, vittoria per 5-3 della Roma, e sempre grande protagonista Franco Tancredi, che è l'allenatore del giovane Fignani, che è tra i pali giallorossi per l'assenza dei due portieri, del primo portiere e del secondo, vale a dire Cervone e Zinetti, squalificati dopo la partita contro il Milan. Nel frattempo è intervenuto l'arbitro, ecco, per assegnare un calcio di punizione per l'episodio che stiamo rivedendo adesso. Vedete Piacentini che rovina addosso a Sordo e il Torino batte un calcio di punizione. Confusi, stacca Benedetti, Aguilera, arriva Hessler alle prese con Venturin, tocca per Bonaccina, buono il lavoro di Rizzitelli che poi non ce la fa a superare Bruno. L'arbitro ravvisa un'istruzione da parte del numero 2 Granata e per la Roma c'è calcio di punizione già battuto. Mihajlovic, arriva Comi, prova a farsi vedere Rizzitelli in posizione defilata, il passaggio è abbastanza buono, Rizzitelli alle prese con Bruno, ingaggia un duello e poi c'è un tocco di Scifo, palla che probabilmente carambola addosso a Rizzitelli, così almeno ci è parso di vedere. Comunque abbastanza stizzito il giocatore per la decisione del guardalinea di assegnare un calcio di rinvio. Imbronciato Ruggero Rizzitelli, 7 gol quest'anno in campionato, 9 presenze ricordo in nazionale con 2 gol, mentre vediamo un passaggio effettuato da Fusi con la palla toccata da Piacentini, inquadrato Gianluca Sordo. Benedetti, intervento falloso da parte di Silenzi, già battuto per Giannini, da questi a Comi, la palla per Garzia, ancora Giannini, Bonaccina attaccato da Scifo nella zona centrale, lo scambio con Mihajlovic, ancora Bonaccina, poi Giannini, Benedetti e poi ancora una stupenda fiondata, un'apertura di Mihajlovic per Hessler. Hessler alla presa con Mussi, ancora Hessler, prova il tiro dalla distanza, evanescente, qualche secondo di pausa per noi. Morbida, preziosa, fresca, Zarina Francia, nero e bella. Si riparte quando siamo al 16° minuto, dunque un inizio, 10 minuti davvero molto buoni della Roma, che ha avuto per 3 volte la possibilità di andare in gol con Carnevale. Il Torino che sta riordinando le sue fila, ma ancora la Roma in azione con Carnevale. Giannini, ancora Giannini, sulla sinistra per Piacentini, ecco il cross cercando Carnevale, un tentativo di deviazione per la respinta da parte di Bruno, e ancora una volta la Roma in attacco e il Torino che si difende. Astler combina con Bonaccina, poi Giannini, ancora Bonaccina, una Roma sicuramente molto vivace, applausi da parte del pubblico, si prosegue con Mihajlovic, prova il cross troppo alto per tutti, poi c'è Scifo, mette fuori nella metà campo giallorossa presidiata da Benedetti, ecco Comi, la fiondata di Comi a cercare ancora Carnevale, va a staccare di testa, non ce la fa ad incornare, era ostacolato da Kois, ed eccolo qui ancora Andrea Carnevale,
ha vinto due Coppe Italia con il Napoli e con la Roma, due scudetti e una Coppa UEFA. Benedetti e Silenzi, duello aereo, poi il colpo di testa da parte di Garzia, ancora Silenzi, Garzia le prese con Aguilera, termina a terra il giocatore uruguagio e c'è calcio di punizione. Ed rivediamo ancora il duello aereo, il colpo di testa di Silenzi. Sono stati diversi duelli in questa azione, diversi duelli aerei proprio che testimoniano la combattività di entrambe le squadre, che si contendono tutte le palle come fosse questione di vita e di morte, ed è giusto perché può essere quella importante e decisiva. Calcio di punizione per il Torino, che lo ricordo, mentre è inquadrato il giovane portiere Fignani. Un Torino che ha vinto per 4 volte la Coppa Italia ed è alla sua 14ª finale di Coppa Italia, è il record. Batte Scifo, c'è una deviazione, nessun problema per il portiere Fignani su questo tiro debole deviato dalla barriera. Piacentini alla fine decide di servire Bonacina, lasciato completamente solo a centrocampo, va ad avventurarsi in un dribbling, poi Fortunato, ex compagno di squadra di Bonacina, gli toglie la palla a Mihajlovic, poi Carnevale, l'intervento di Fusi, vediamo se l'arbitro assegna la rimessa in gioco con le mani o il calcio di punizione, dovrebbe essere la prima ipotesi, quella buona, in effetti è così. Ancora Piacentini, sventaglia dalla parte opposta del terreno di gioco orizzontalmente laddove c'era Hessler, ed è proprio il berlinese che si presta ad effettuare la rimessa in gioco, già effettuata, c'è forse un fallo di Bonacina, c'è un calcio di punizione che vedremo tra qualche istante, ma è per la Roma. Atai Paraflu. Paraflu? È buono para frio e para calor. Para calor! Para frio! Scocca il 20° minuto quando la Roma sta per battere questo calcio di punizione. Dunque c'era stato un fallo di mano di un giocatore del Torino. Avevamo così ravvisato una spinta di Bonacina, ma precedentemente c'era stato questo fallo di mano, mentre vedete Thomas Hessler, la sua grinta, e il calcio di punizione quando siamo al 20°, 16 secondi. Movimento in area di rigore, palla alta, Mussi che mette fuori. Ancora si prosegue con Mihajlovic. Silenzi di testa, mette fuori, arriva Giannini, c'è Carnevale alle prese con Kois e l'arbitro assegna il calcio di rigore, calcio di rigore per la Roma. Carnevale in effetti è caduto a terra, ma mi pare che aveva un pochino ecceduto i toni della caduta, quindi rivediamo Roberto. Ma c'è, lui è in tutta una strattonata, non si vede se con la mano sinistra, da qua non si nota che poi si strattoni il giocatore avversario. Questa volta direi che Sguizzato ha creduto alla caduta di Carnevale, direi che non sono valide, ovvero non sono certamente accettate le proteste del Toro. Ha ragione Mondonico di arrabbiarsi, perché è quantomeno dubbia l'interpretazione che Sguizzato ha dato al fatto, all'avvenimento. Ecco, in effetti non ci eravamo nemmeno accorti di un'infrazione di Kois. Evidentemente l'arbitro ha mirato con lo sguardo Carnevale vedendo la sua caduta, ma così possiamo dire che in effetti non c'è parso così pesante l'intervento di Kois tale da giustificare un calcio di rigore. Non si vedeva la mano sinistra se strattonava Carnevale dalla ripresa anche del replay, non ci è sembrato, e per questo che abbiamo detto dubbiosa l'interpretazione. Comunque, al di là di quelle che possono essere le nostre considerazioni, quella che conta è la considerazione dell'arbitro. 22 minuti con Giannini che batte contro Marchegiani, tiro e gol, in vantaggio la Roma dopo 22 minuti, Roma 1, Torino 0 e l'Olimpico esplode. Eh beh, sicuramente quella mezz'ora fatidica detta tante volte anche all'inizio e anche nei giorni precedenti. Ecco, rivediamo dal basso la bella finta di Giannini e l'incolpevole Marchegiani non può far altro che vedere la palla nel sacco. Direi che quella mezz'ora ha dato i suoi frutti nati e scaturiti in un rigore, però che potevano essere prodotti precedentemente dai colpi di testa di Carnevale, quanto mai pericolosi. Ecco, auguriamoci ovviamente che la rabbia, anche comprensibile, del Torino non provochi adesso una seconda partita sicuramente più intensa, più fallosa, che questo che
Speriamo non accada. Ma penso di no, perché il Torino non è che ha compromesso ancora la sua qualificazione, anzi la sua vittoria. Non dimenticare che parte sempre da 3-0, questo è soltanto il 3-1, quindi sarebbe controproducente e negativo per lui stesso se perdesse, se degenerasse l'incontro. Nel frattempo c'è stato uno scontro, vittima Piacentini, mentre vedete Boskov che sta dando delle istruzioni per quanto concerne la posizione a Carnevale che, ricordiamolo, ha avuto per 3 volte la possibilità di portare in vantaggio la sua squadra nei primi 10 minuti. Roma dunque in vantaggio su questo calcio di rigore che ci permettiamo di definire dubbio. Gol di Giannini al 22esimo minuto. Ed ora c'è Comi, un calcio di punizione molto lungo, la parata di Marcheggiani. A proposito di Giannini, giova ricordare che detiene il record di presenza in nazionale per un giocatore della Roma, al pari di Bruno Conti, sono 47, e ha vinto per 3 volte la Coppa Italia, sempre con la stessa maglia, quella della Roma, nell'84, nell'86, nel 91, ed insegue in questo senso il record di Rivera e Pruzzo, che hanno ottenuto 4 volte il successo, sempre con la maglia della società di appartenenza, con la stessa squadra. Ecco, sto un pochino controllando quello che sta accadendo sul terreno di gioco, una rimessa in gioco che viene procrastinata di diversi secondi, e poi si riparte con il Torino, un colpo di testa di Garzina, elevazione Mihailovic, prova a dettare il passaggio Piacentini, palla in out, qualche secondo di pausa. Hey, 24 minuti e 47 secondi, ancora una rimessa in gioco per i giallorossi, tentativo di sfondamento dalla sinistra con Mihailovic, a Roma dunque, come avete visto anche in sovraimpressione, in vantaggio per 1-0, il gol di Giannini su un calcio di rigore, mentre c'è Piacentini che effettua la rimessa in gioco, la palla scorre laddove c'era Rizzitelli, ma l'arbitro era intervenuto preventivamente per punire Carnevale. Stiamo rivedendo l'azione, Roberto. Sì, è chiaro che al di là del rigore esistente o meno, direi che il Torino, almeno il difetto del Torino fino adesso, è di non riuscire a tenere un po' la palla, di non allentare questa pressione, di non essere mai riuscito ad arrivare nei pressi dell'area avversaria e rendersi pericoloso. Questo è chiaro, che la pressione dell'incontro è tutta sulla sua difesa. Arriva Comi, buono per scelta di tempo e decisione il suo intervento. Rizzitelli, ancora Comi, prova Comi ad allargare il gioco, Giannini una deviazione, poi Kois, ancora pericolosa la Roma, Carnevale, la respinta di Kois, poi Piacentini prova a liberarsi al limite dell'area, c'è una respinta in affanno di Venturin, poi Esler che cambia intelligentemente gioco laddove c'è Mihailovic che prova ancora un cross, grande deviazione, e c'è lo stacco questa volta vincente di Kois, e poi Carnevale che è finito in fuorigioco. Comunque è un Torino che non riesce a raccapezzarsi, una Roma che sta giocando bene, soprattutto con questi palloni alti. Soprattutto è una Roma che apre abbastanza bene il gioco, c'è questo Mihailovic che quando mette la palla dentro con queste palle tagliate forte è sempre un pericolo, ma proprio la pressione dell'incontro è tutto su Bruno, su Kois e su Fusi, spesse volte battuti nel gioco aereo, e questo è il problema del Granata questa sera. 26 minuti e 40 secondi, vedete l'imponente cornice di pubblico che fa da contorno a questa sfida. Giannini, ancora Giannini, ha tentato il dribbling su Venturin, la palla in fallo laterale, ancora una rimessa in gioco, ecco il capitano giallorosso, mentre c'è un giocatore del Torino che si sta scaldando a bordo campo, prima c'è stato proposto un'inquadratura di questo giocatore dalla nostra regia, ma si prosegue con la rimessa in gioco effettuata a beneficio di Mihailovic. Piacentini può andare al cross, ecco ancora Carnevale, la sponda per Bonacina, poi Esler, Garzia, Bonacina, lo attacca Fusi, ancora Bonacina che prova a superarlo, commette anche fallo, gioco fermo, qualche istante di pausa per noi. Entra in Vade da Snuar. Eccolo qui ancora inquadrato l'autore dell'azione di poco fa, vale a dire Walter Bonacina, 29 anni, di Bergamo, è stato 4 anni con Mondonico, è passato alla Roma nel 1991.
ed ecco appunto lupus in fabula Emiliano Mondonico. Si parla di un interessamento della Fiorentina per il tecnico del Torino, mentre c'è stato ora un fallo commesso ai danni di Silenzi. Rivediamo ancora intervento di Mihailovic, forse un peccato veniale, sta di fatto che comunque la caduta a terra di Silenzi è stata abbastanza evidente. A terra dunque Silenzi, che è stato protagonista nella partita d'andata, autore in compartecipazione con Benedetti del primo gol di quella sfida, che poi aveva visto le reti di Kois e la rete finale di Fortunato, sicuramente il migliore in campo in quella sfida. Per quanto riguarda i premi, si parla per il Torino di un totale lordo di 2,4 miliardi, sarebbero netti circa 60 milioni a testa. Per la Roma un totale di 4 miliardi lordi, circa 100 milioni a testa. Ovviamente una Roma che parte da una situazione molto più difficile di quella del Torino. Gioco ancora fermo, mentre vedete la moglie del compianto presidente Viola che sta seguendo ovviamente con la solita passione la formazione giallorossa, e Torino che si appresta a battere un calcio di punizione già effettuato con Aguilera, Hessler. Ecco uno scontro tra i due piccoletti in campo, 1,65 m Hessler, 1,67 m Aguilera. Schifo. Ed ancora Schifo, il dribbling ai danni di Bonacina, l'ha saltato molto bene. E c'è una palla buona per Aguilera che non ce la fa ad agganciare e Garzia può rinviare. Un problema per Schifo che è terminato a terra dolorante. Silenzio alle prese con Benedetti, un intervento dell'arbitro, due giocatori del Torino a terra e qualche secondo di pausa per noi. Signore, abbiamo vinto. Molto bene, Ambrogio. All'Agip basta un litro d'olio per entrare in gioco. Informati dai gestori Agip. Scocca alla mezz'ora quando Vincenzino Schifo è a terra dolorante, molta agitazione in panchina. E rivediamo ancora quello che è accaduto, Roberto. Questo era fallo, ha cercato l'anticipo Benedetti, però Silenzio era molto bene davanti e quindi era più che giusto il fischiare questo fallo. Direi che il Torino sta pagando abbastanza salata l'assenza di Annoni, giocatore di peso, di esperienza. Mondonico ha un po' ragione di preoccuparsi, la partita non tanto per il gol subito ma per come si è incanalata, dove il Torino non riesce per adesso a trovare sbocchi al suo gioco. E direi che comunque l'assenza di Annoni dal gioco aereo sta diventando veramente importante. Ecco, ricordiamo che nel Torino mancano Annoni e Sergio. La Roma, buon ultimo, ha perduto Aldair che verrà operato domani ai legamenti del ginocchio. Palla buona in area per Silenzi. Silenzi alle prese con Benedetti, non è finita e alla fine si butta sulla palla a corpo morto il giovane Patrizio Fimiani. Una situazione di pericolo, la prima per la Roma dal fischio d'inizio, passata da poco la mezz'ora. Dicevo che Aldair verrà operato domani ed è l'ultimo giocatore che la Roma ha perduto strada facendo in questa stagione. È arrivata a questa finale di Coppa Italia avendo perduto per strada, oltre al presidente Ciarrapico, Carboni, Caniggia, Zinetti, Cervone e dunque Aldair alla fine. Stacca molto bene Silenzi, mentre ora Rizzitelli ha dato a Garzia. Ecco il giocatore leccese all'attacco, lo scambio con Piacentini, il retropassaggio per Giannini. Giannini cerca ancora la testa di Rizzitelli, c'è stata l'uscita attenta e precisa di Luca Marchegiani. Se ti ricordi anche nella prima partita, nei primi 20 minuti Marchegiani era uscito molto poco ed era stato richiamato proprio da Mondonico ad usare di più le sue armi, soprattutto su queste palle che partono da metà campo, e adesso ha cominciato a farlo. Buon lavoro di Schifo. Ecco il duello tra i due numeri 10, c'è stata questa entrata violentissima di Giannini. Vediamo che cosa decide il direttore di gara. Vedete, io direi che merita come minimo l'ammonizione, almeno l'ammonizione per certo, perché il fallo è stato molto grave, molto brutto e non merita sicuramente di trovare delle giustificazioni Giannini. Ecco, vedete che c'è la giusta sanzione combinata dal direttore di gara Giannini, mentre abbiamo visto le maschere
i volti tesi dei giocatori che stanno vivendo in modo intenso questa sfida. Rivediamo ancora l'intervento sicuramente falloso, vedete arpionato, agganciato, una pedata al polpaccio sinistro e giustamente l'ammonizione comminata a Giannini. Si va avanti con Aguilera, palla che spiove laddove c'è Fortunato, c'è un colpo di testa di Mihajlovic, è il primo calcio d'angolo della partita, ne beneficia il Torino quando siamo giunti al 33esimo minuto. Ricordo che la Roma dal 22esimo è in vantaggio per un gol messo a segno su calcio di rigore da Giuseppe Giannini. È lo stesso Vincenzino Scifo che batte Venturin, che è un giocatore molto abile nel volé, e poi un rimpallo in aria mentre c'è un guardaline con la bandierina alzata, non se ne avvede l'arbitro, si può proseguire. Bruno interviene su Rizzitelli, calcio di punizione e qualche istante di pausa per noi. Il giorno se ne va, Johnny Walker arriva. È già ripreso il gioco con Hessler, con Rizzitelli servito da Giannini, lo stop non è più preciso, comunque serve ad eliminare Bruno. Bonacina, buono l'intervento di Luca Fusi. E Bonacina sullo stesso Fusi, rimessa in gioco con le mani per il Torino, mentre vedete il capitano, il trentenne capitano del Torino, e questo è ancora Bonacina. Sempre 1-0, partita dunque veloce, intensa, ma è un attimo di pausa e poi un fuorigioco ora di Rizzitelli. No, ha ragione Guardaline, gli attaccanti della Roma hanno sempre questo tentativo di stare dietro ai difensori per poi sorprenderli magari in partenza di azione, nel senso di andare dietro alla visuale del difensore, però quando nascono questi rinvii improvvisi partono sempre da posizione regolare. Si riprende il gioco con Marchegiani, la battuta nella zona di Silenzi, il colpo di testa di Benedetti, poi Fortunato, Aguilera, intervento di Garzia da Tergo, è arrivato sul pallone ma ha colpito anche i tendini di Aguilera che è finito a terra. Comunque si gioca, dicevo prima, su ritmi molto elevati per quanto concerne l'aspetto agonistico della sfida ed è difficile anche per l'arbitro mantenere la partita sul giusto equilibrio. E questo secondo me era meno fallo, molto meno grave, forse anche, non dico che non avrei fischiato, è chiaro che ha preso un pochettino tutto, piede e pallone, però almeno va un pochettino a cercare la palla nei confronti di Giannini. Fallo sicuramente, ma molto meno pericoloso. Bene, in effetti c'è da dire che sguizzato prima è stato il cartellino, questa volta non l'ha fatto, per cui l'ha vista come noi, ecco. Vediamo il calcio di punizione già battuto da Scifo, la deviazione di Fortunato, che ha fatto da sponda ancora per Aguilera. Arriva Piacentini, Aguilera, Piacentini, e l'arbitro su segnalazione del guardaline giustamente assegna il calcio di punizione che vedremo tra qualche istante. Ehi, tipo, è arrivato! Brooklyn senza zucchero, gusto lungo. Impossibile, più gusto! E vediamo ancora l'azione. C'è uno scontro tra Aguilera e Piacentini. Ecco, vedete la scarpata involontaria di Piacentini. Abbiamo visto prima un'inquadratura che mostrava, mi pare, uno zigomo, vedete che sta sanguinando abbastanza abbondantemente all'arcata sopraccigliare. Sì, involontario, però certamente gli effetti sono evidenti, vedete che prosegue la corsa del piede e va a colpire veramente il sopracciglio è zigomo, eccolo qua. Ecco, vedete, a mo' di pugile Aguilera può rientrare, è stata applicata una saturazione, non sono punti di sutura ma soltanto un piccolo rimedio alla ferita, ed è lo stesso Aguilera che va a battere, pallone alto che sorvola la testa di tutti quanti. L'arbitro comunque è intervenuto per assegnare un calcio di punizione alla Roma, mentre vedete inquadrato Gianluca Sordo, e c'è il calcio di punizione già battuto da Comi, ha scambiato con Garzia, sempre 1-0 per la Roma. Hessler, la palla poi viene guadagnata da Mussi, in libertà Aguilera, ancora Aguilera dalla distanza, prova il tiro, la respinta di Comi. Aguilera ci ha provato, visto che nella sua carriera italiana ha segnato 45 gol e ben 8 li ha messi a segno contro la Roma,
Mihajlovic che ha cercato ancora una volta Esler, non ce l'ha fatta Esler a mantenere in gioco la palla. La rimessa in gioco viene affidata alla Roma, ancora Mihajlovic che duetta con Thomas Esler. Comi, siamo al 38esimo, Kois, e l'arbitro ravvisa un'infrazione di Carnevale. Comunque diventa difficile la partita per Kois perché è alle prese con un marpione come Carnevale che conosce tutti i trucchetti del mestiere. No, oltretutto è più potente fisicamente, sostanzialmente, più dotato sul gioco aereo. È chiaro che comunque lo sta affrontando con molta concentrazione, cerca di non farsi sopraffare, ecco, dalla maggiore esperienza. Direi che dopo una partenza molto laboriosa, questi ultimi 10-15 minuti il Torino, Kois compreso, sono riusciti ad arginare e a migliorare la situazione. Si riparte con un calcio di punizione quando siamo al 38esimo e 50 secondi con Schifo in posizione di battuta. Siamo da una distanza notevolissima, all'incirca sui 40 metri. Ha provato la conclusione, la palla sfiora il palo. Sicuramente una conclusione pericolosissima questa di Schifo. Non ci è parso attentissimo il portiere, li vediamo ancora Roberto. Ma sai, temevo una deviazione, guarda questa palla dove schizza dietro Silenzi e Benedetti. E sono quelle palle che il portiere deve aspettare a muoversi per vedere se c'è una deviazione finale. Fortuna per lui non c'è stata. Venturin ha dato indietro a Fusi, questa è calciata nella zona di silenzio, poi è arrivato Benedetti, Mihajlovic, Giannini alle prese con Venturin, arriva Bonacina, Cardenale fa scudo con il corpo, poi Garzia, anche i difensori partecipano attivamente alla manovra dei giallorossi, c'è il cross, nessun problema per Marchegiani, sempre 1-0, eccolo qui Luca Marchegiani, 4 presenze in nazionale, è uno dei 5 giocatori con Ielpo, Lombardo, Michele Serena e Battistini che hanno giocato tutte le partite di campionato. È ripreso il gioco con Giannini che ha dato a Piacentini, c'è una deviazione, Rizzitelli alle prese con Bruno, duello tra i due, Rizzitelli riesce ad avere la meglio, ancora Rizzitelli prova a sfuggire, in area di rigore il tiro, la parata di Marchigiani dopo questo ottimo spunto di Ruggero Rizzitelli. Si è fatto un buono spunto in area dove non poteva essere toccato per non provocare un ulteriore rigore, poi tentato una conclusione da posizione difficile, abbastanza angolata, vede, poi era un po' scoordinato, ha dovuto recuperare la coordinazione, ma intanto c'è una Roma che spinge di nuovo. Ancora la Roma con Carnevale, servito da Rizzitelli. Duello tra Carnevale e Kois, calcio di punizione che vedremo tra qualche istante, il calcio di punizione ovviamente è per il Torino. Diciamo la verità, solo un deodorante è più che neutro, neutro Roberts. Eccolo qua Andrea Carnevale, un grande impegno quello profuso dal numero 9 giallorosso. Nelle dichiarazioni della vigilia ha detto di voler dare il massimo non tanto per Vujadin Bosco, che qui c'era ovviamente un pizzico di polemica, ma soprattutto per i tifosi che meriterebbero questa Coppa Italia. C'è da dire che si può fare un discorso abbastanza simile per le due società che hanno vissuto una stagione travagliata, il Torino e la Roma hanno cambiato presidente strada facendo nel corso della stagione. C'è da dire che il presidente della Roma verrà eletto soltanto martedì prossimo, Roma che ha comunque cambiato i proprietari, e anche il Torino ha vissuto una situazione analoga con il cambio al timone, allorché il notaio Roberto Goveani viene subentrato al posto del presidente precedente, vale a dire Borsani. Dicevo che nonostante i problemi suscitati, le due formazioni sono arrivate in fondo a questa manifestazione, ovviamente tutto depone a favore dei giocatori. Vedete che il gioco effettivo è soltanto di 18 minuti, in verità ci sembrava molto di più perché la partita è veloce, significa che parecchie sono state le interruzioni. E il primo tempo dell'andata era stato 22 minuti, io credo che più o meno ci metteremo sulla stessa linea, e quindi sta a testimoniare come è vissuta la partita, come è vissuto l'incontro. Ecco Carlos Aguilera, 12 gol nelle 31 presenze di questo campionato, sempre 1-0 per la Roma. Rizzitelli, la solita marcatura di Pasquale Bruno, la palla che finisce in fallo laterale, 42-30 secondi, ancora Rizzitelli, le prese con Bruno, tutto regolare. Pasquale Bruno ha detto ultimamente di voler provare un'avventura al Celtic,
dopo che si era parlato del Manchester City durante la prima parte della stagione. Dunque vedremo quello che accadrà. Intervento falloso di Mihajlovic ai danni di Scifo. Continuano a protestare comunque i giocatori anche di fronte all'evidenza. Non è sicuramente volontario l'intervento falloso di Mihajlovic, ma il fallo comunque c'era. Direi che protestava per un presunto fallo che aveva subito lui un attimino prima, e direi che Sguizzato accetta forse un po' troppo a cuor leggero queste proteste così evidenti, così sfacciate quasi. Ecco, rivediamo ancora l'episodio di poco fa, protagonisti Mihajlovic e Sordo, mentre Benedetti ora interviene in anticipo su Sordo che commette fallo. È arrivata una pedata abbastanza violenta, Benedetti che è terminato a terra, e qui ci poteva stare anche un cartoncino giallo meno evidente del fallo di Giannini di prima, ma molto pericoloso. Silvano Benedetti è arrivato. Sì, è arrivato Silvano Benedetti. Dunque, quanto vedete, l'ammonito Sordo, a lui è toccata identica sorte di Giannini. Dicevo prima di Benedetti, colui che ha subito il fallo, che è stato l'involontario autore dell'autogol che ha dato il via ai tre gol del Torino nella partita d'avvio. Silvano Benedetti, che comunque è stato bravo anche come realizzatore, tre gol in campionato, e aveva segnato anche uno dei gol dell'ex nella partita di campionato disputata qui all'Olimpico e conclusasi con il risultato di 5-4 per il Torino. Comi, Giannini si disimpegna in un ottimo palleggio, e Benedetti, la palla per Rizzitelli, sbaglia l'appoggio per Bonaccini, c'è un rilancio tentato da Bruno nella zona presidiata da Comi. Siamo al 44esimo, vedete, 51 secondi, praticamente all'epilogo di questa prima frazione di gara. La Roma è in vantaggio per 1-0, un gol contestato, perlomeno un calcio di rigore contestato, poi trasformato da Giannini al 22esimo. Una Roma che era andata vicinissima al gol nei primi 10 minuti in ben 3 occasioni, sempre con Andrea Carnevale. Punito l'intervento definito in gioco pericoloso da parte di Thomas Hessler, e Torino che si appresta a battere il calcio di punizione. La battuta di Marchegiani, il solito duello tra Silenzi e Benedetti, Garzia le prese con Aguilera. Arriva Mussi, supera Benedetti che entra a vuoto, ancora Mussi per preparare il cross, lo effettua. La palla che spiove nella zona di Silenzi ed è opportuno l'intervento di Bonaccini, e poi l'area di rigore spazzata da Mihajlovic. Ancora un giocatore a terra, si tratta di Silenzi. Eccolo qua, Andrea Silenzi, romano, che milita nella formazione avversaria, nella formazione granata. Rivediamo il cross e la capocciata violenta di Piacentini. È un grosso recupero, perché Silenzi stava andando su una palla abbastanza pericolosa, anche se la stava inseguendo più che incontrarla. Però la chiusura, la classica diagonale di chiusura del terzino romanista, è stata, direi, indispensabile. E nel frattempo Piacentini è stato ammonito. Questa è la decisione del direttore di gara, mentre cercano di chiedere le ragioni di questa ammonizione, soprattutto il capitano Giannini e poi Benedetti. Qui siamo a 3 ammoniti: Giannini, Piacentini e poco fa Sordo. 46 minuti e 34, gioco fermo. Ecco qui Andrea Silenzi, ha segnato 3 gol in questo campionato. Il suo palmarès, una Supercoppa italiana conquistata con la maglia del Napoli il 1 settembre del 90, allorché il Napoli si impose nettamente 5-1 sulla Juventus. E lo vediamo ancora, vedete l'intervento di Piacentini, un intervento provvidenziale che comunque è costato l'ammonizione, al giocatore giallorosso. Palla messa fuori da Benedetti. È fortunato che effettua la rimessa in gioco poi Scifo. Pallonetto per Sordo, ancora Scifo, buono il dialogo tra i due. Silenzi cerca lo spazio per il tiro, tiro e gol! Grandissimo gol di Silenzi proprio allo scadere del primo tempo. Un gol che complica la vita alla Roma, una bellissima giocata e un grandissimo gol di Silenzi. Avevo ricordato i suoi gol in campionato, 3 gol, un giocatore che ha saputo
guadagnarsi la fiducia e trasformare ora con uno stupendo gol la fiducia accordatagli da Emiliano Mondonico, proprio allo scadere 1-1. Ma è stato bravissimo Scifo nell'impostare l'1-2, poi il controllo di destro, di interno, palla in mezzo alle gambe sul paletto esterno, cioè interno, ma il più lontano, assolutamente imprendibile per Fignani. Direi che Scifo ha costruito una bellissima azione e Silenzi la finalizzata di destra in diagonale in maniera perfetta. Davvero un gol splendido, questo realizzato dal giocatore romano del Torino, ed è 1-1 quando siamo praticamente all'epilogo di questo primo tempo. Un gol importantissimo per il Torino, un gol che è una sicura doccia fredda per i sostenitori giallorossi. E la Roma comunque non demorde, prova ancora a buttarsi nell'area avversaria con Bonacina, Hessler, c'è un cross, una respinta di Bruno, arriva poi Comi, c'è una deviazione, poi una respinta di Vinturin, all'inseguimento della palla ancora Silenzi, c'è un 1-1, l'intervento provvidenziale di Benedetti. Giannini che ha dato a Piacentini, ancora Giannini, anche sul piano del risultato diventa quasi proibitiva la rincorsa della Roma. Hessler, Carnevale riesce a liberarsi, c'è il tiro, ma c'è anche un intervento dell'arbitro che ha punito presumibilmente un'infrazione di Giannini. Diamo un occhio al cronometro, siamo al 49esimo minuto, 49-32 secondi, 1-1 dunque dopo il gol al 22esimo di Giannini, al 47esimo la risposta di Silenzi. Non è finita ancora questa prima frazione di gara e vedete che il gol ha creato qualche tafferuglio sugli spalti. I tifosi che credevano nel miracolo ovviamente sono stati gelati dal gol di Silenzi e ora provano a scaricare con il solito atteggiamento la loro rabbia. È stato un intervento deciso di Carnevale che ora prova a scusarsi, ed è Scifo il primo ad andare a rimproverare il numero 9 giallorosso. Ovviamente la partita diventa più cattiva, la Roma che credeva nel miracolo ovviamente prova ora con mezzi non troppo leciti. Ah sai, la Roma ha spinto molto bene, vedete che mette giù la testa quasi chiudendo gli occhi per paura di un rinvio, ma lascia sul piede e questo è sicuramente falloso e viene ammonito per la pericolosità proprio del suo gesto. Direi che la Roma forse si è proprio un attimino seduta, spenta dopo il gol, dopo aver raggiunto, è stata molto meno incisiva e pericolosa del primo quarto d'ora. E da lì in avanti il Torino, anche senza però dare adito a grosse speranze, a grosse pericolosità, ha cominciato a giocare un po' di più fino al coronamento del gol. Siamo al 51esimo minuto, si continua a giocare. Calcio di punizione battuto da Fusi, mentre anche Carnevale è finito sul libricino del direttore di gara. Tre ammoniti per la Roma, Giannini, Piacentini e Carnevale. Un ammonito che è sordo per il Torino, mentre siamo vicino ai 22 minuti, come diceva prima Roberto, per quanto riguarda il gioco effettivo di questi primi 45 minuti. Il rilancio da parte di Fignani. Mihailovic. Hessler. Ancora Mihailovic, la buona per Hessler, subito l'attacco di Fusi, pressato Hessler, Comi, palla buona per Bonacini in area, vediamo il pallonetto, c'è la deviazione, la respinta di Kois, riparte il Torino con Scifo. C'è da dire che il Torino alla prima giocata vera è riuscito ad ottenere il gol del pareggio, la Roma è stata abbastanza sprecone in avvio, una Roma che comunque ha giocato un primo tempo sicuramente eccellente. Una panchina ed è iniziato in questo momento il secondo tempo, 1-1 dunque. Ricordo ancora, finale di Coppa Italia, si chiude questa stagione italiana 92-93, Roma e Torino si sono già affrontati 18 volte in finale, questa è la 19esima volta. Una Roma che si propone con Rizzitelli, che può tentare lo sfondamento in area, ancora Rizzitelli, dribbla bene e poi incredibilmente sbaglia la conclusione. Pericolosamente subito la Roma all'attacco. Aslan,
cerca di superare Scifo, guadagna una rimessa in gioco con Nonani. Un Torino stranamente disattento proprio in avvio di questo secondo tempo, e poi Mussi che mette la palla in fallo laterale, mentre rivediamo l'azione. Roberto, sì, c'è stato l'errore di Fusi in partenza e poi non ha potuto fare fallo. Rizzinelli ha protratto molto bene, poi ha avuto fretta spostandosi da Bruno di calciare, la palla lì è rimbalzata male, gli è andata via. Direi che però è stato un pericolo sicuramente per il Toro ridare il potenziale vantaggio alla Roma, poteva riaccendere l'incontro. Mentre invece si è acceso un mortaretto, un fumogeno all'interno della porta di Marcheggiani. Nel frattempo il gioco è fermo, la palla scorre oltre la linea di fondo e c'è il calcio d'angolo per la Roma. Calcio d'angolo che viene affidato a Thomas Hester. Ecco il corner molto basso, la respinta di Scifo, Aguilera, mentre ben 10 giocatori del Torino stazionavano nell'area granata. La Roma vende la classica metà campo e Garzia imposta per Bonacina, lo affianca e riceve Mihajlovic, ancora Mihajlovic, allo spazio buono per il tiro, ecco il tiro di Mihajlovic, la parata di Marcheggiani, ancora la Roma che si fa vedere così come nel primo tempo, seconda conclusione nel giro di pochissimi secondi, 100 secondi per l'esattezza, rivediamo la conclusione di Sinisa Mihajlovic. Palla deviata, poteva essere pericolosa. Gol! Ha segnato Rizzitelli proprio in avvio di ripresa, calcio d'angolo di Mihajlovic e Rizzitelli ha messo la palla nel sacco. Una Roma che parte bene e la partita diviene nuovamente interessante, nuovamente viva. Bellissimo lo stacco di Rizzitelli. Si sembra che il Torino sia quello sceso più scarico, io avevo interpretato male allora le facce prima che iniziasse. Senti, vediamo che viene, va a saltare bello solo, colpisce altrettanto bene. Direi che il Torino sembra più scarico, ha commesso un paio di errori difensivi, un paio di tiro pericoloso e adesso ha subito anche il gol. Ne mancano sempre tre, ma comunque questo serve a riportare la partita su bellissimi toni. E Popi Bonnici, come avete visto, ci ha proposto da tutte le angolazioni possibili la bella rete di Ruggero Rizzitelli. Ruggero Rizzitelli dunque che ha rivitalizzato questa partita, ha ridato qualche chance alla Roma. Uno Rizzitelli che aveva già vinto una Coppa Italia, ricordiamo, nel 91 sempre con la Roma, e gioca in maglia giallorossa dopo numerose stagioni a Cesena dal 1988. Ha segnato anche 7 gol quest'anno in campionato e 2 gol in nazionale. Nel frattempo, mentre vedete Walter Casagrande che si appresta ad entrare sul terreno di gioco, ci comunicano che gli spettatori paganti sono 63.646 per un incasso di 2.487.010.000 lire. Gioco fermo e qualche istante di pausa per noi. L'estate è nel cuore. È ripreso il gioco con Mihajlovic che va a cercare Hessler. Doma bene il pallone Hessler, ancora un dribbling ed è calcio di rigore. Calcio di rigore per questo fallo commesso ai danni di Hessler, che ha stordito con una finta Mussi e poi c'è stato lo sgambetto, mi pare che sia ineccepibile. Rivediamo ancora. Direi di sì, doppia finta, prima a rientrare poi a riuscire. Ed incredibilmente, come il calcio sa essere, cioè incredibile, ecco l'opportunità per andare 3-1. Ed ecco Mondonico, ovviamente si mette le mani sul volto forse per non vedere, ma anche quasi sottovoce cerca di spronare i suoi. Per la Roma ancora una possibilità per andare in gol. Giannini aveva segnato già il gol del vantaggio al 22esimo minuto ed ora ha l'opportunità di siglare un'altra rete. Ecco Giannini che parte ed è gol! Roma 3, Torino 1, un inizio davvero travolgente, incandescente della Roma in questo secondo tempo, mentre vedete che rimane impassibile, tranquillo, Bosco che forse non ha voluto guardare la realizzazione identica a quella del primo tempo di Giuseppe Giannini. Ma incredibile come il Torino abbia subito questo 1-2 nel giro di pochi minuti. Effettivamente sono quelli che hanno considerato di più il discorso chiuso all'inizio di questo secondo tempo. La Roma sorniona è riuscita a approfittare di questa situazione incredibile. Adesso la partita che non dà più possibilità di pareggi, almeno di proseguimenti supplementari, è di nuovo aperta. Ecco, alla fine del primo tempo la Roma si era, cioè prima del gol di silenzio ovviamente al 45esimo, la Roma si era trovata sull'1-0 e con la necessità di dover segnare altri 2 gol, e adesso la situazione è identica nonostante il gol di silenzi. Alla Roma potrebbero bastare 2 segnature. Ovviamente il Torino dovrà cercare con tutte le sue forze di resistere all'attacco prevedibilmente veemente dei giallorossi. Vediamo Venturin,
Comunque è un Torino sicuramente non in grande spolvero, non in grande serata, un Torino che grazie all'unica giocata aveva trovato il gol del pareggio con Silenzi, un Torino che deve ovviamente riordinare le proprie fila per non essere vittima di questa Roma, una Roma che ha giocato un buon primo tempo ed è partita di gran carriera anche nella ripresa. Piacentini in posizione regolare, Comi, c'è il dribbling di Comi, comunque chiude bene Venturin, forse lo stesso Comi che commette fallo, c'è un calcio di punizione, qualche istante di pausa ancora per noi. Amaro Montenegro, sapore vero. Walter Casagrande che si sta scaldando a bordo campo, prova a correre ai ripari Emiliano Mondonico, presumibilmente Casagrande potrebbe entrare a risolvere qualche problema difensivo, soprattutto sul gioco aereo, e gioco nuovamente fermo. Sì, sai, però le doti aeree contano, però bisogna avere anche la mentalità del difensore in certi casi, e sai, l'attaccante ce la può avere, ma i momenti di distrazione gli possono sempre capitare quando è impegnato in marcatura o a difendere. Io credo che quella di Casagrande sia anche la potenzialità di tenere la palla su, di allentare di nuovo la pressione, quella stessa che nel primo quarto d'ora aveva dato problemi al Torino. Vedete, grande eccitazione in campo, Giannini che ha provato a richiamare l'attenzione dell'arbitro, poi un colpo di testa, una palla che esplode, ancora Silenzi ed è ancora gol. È una grandissima partita comunque con Silenzi che fa il guastafeste, lui dicevo Romano de Roma, un altro gol di Silenzi, per cui un secondo tempo che al settimo minuto ci ha regalato ben tre gol. E il Torino cerca molto fortunato nel gioco aereo, l'aveva cercato ed era stato protagonista all'andata sul secondo e sul terzo gol, di cui addirittura era stato lui l'autore, e qua compie un bellissimo assist su Silenzi che riesce ad anticipare oltre che a battere l'elevatore, vedete che è davanti e dopo diventa agevole per lui mettere dentro. Comunque non è che cambi di molto la situazione, perché il Torino a questo punto ha segnato due gol, per cui valgono doppio, sono 4 più 3 dell'andata sono 7, e la Roma che è arrivata a 3 deve segnare 4 gol, deve segnare, per cui siamo tornati alla situazione precedente, raddoppiato il conto. Sì, raddoppiato il conto, inizialmente c'era stato un errore di calcolo da parte mia. Il Torino ha avuto in queste partite una capacità di sintesi incredibile, perché è veramente, quando si è spinto giù, quando è andato giù anche questa sera, ha sempre colpito in maniera omicida praticamente questa Roma che si stava veramente nella grinta che vediamo sulla faccia di Piacentini, vediamo veramente questa Roma che si era ricreduta un attimo e sperava ancora. Una Roma dunque che ha provato ad illudere i suoi tifosi, ha illuso tutti quanti all'inizio della partita ed ora all'inizio del secondo tempo, illusioni poi spente dal giocatore Silenzi. Comunque non è detto che qualcosa si riproponga ancora, perché è una partita che dà adito a molte soluzioni realizzative visto quanto è accaduto finora. Carnevale, limite dell'area, ancora Carnevale in area e forse c'è ancora una spinta e c'è ancora un calcio di rigore, Kois, ed è calcio di rigore. Una partita che sta regalando un sacco di emozioni, e se forse avevamo avuto alcuni dubbi sul primo rigore, adesso siamo abbastanza d'accordo col direttore di gara. Rivediamo. No. Gli si butta addosso, direi che però Sguizzato ha certamente molto coraggio o molta serenità, ecco, Kois gli si butta addosso, ma sai, fischiare il terzo rigore, io dico che ci vuole veramente una serenità d'animo e di giudizio incredibile. C'è da dire che Sguizzato era abbastanza noto per essere un arbitro rigorista in passato, aveva cambiato un pochino tiro e questa volta è arrivato al terzo rigore concesso alla Roma, sempre contro... Sembra un replay, vediamo se anche Giannini farà il replay. Sempre dalla stessa parte. Sempre dalla stessa parte. È una lotta dei nervi o psicologica anche tra lui e Marchegiani ora. Ecco, comunque per quanto riguarda gli episodi, due volte Kois contro Carnevale sono stati gli episodi sicuramente meno chiari, e poi c'è stato un rigore abbastanza netto, quello di Mussi ai danni di Esler. Calcio di rigore quando siamo giunti al decimo minuto, un secondo tempo dunque incredibilmente ricco di emozioni in questa sua prima fase. Giannini che può cercare il gol del 4-2 e Marchegiani tenta di opporsi, Giannini ed è gol, palla nell'angolino. Una partita dunque ricca di gol, ricca di emozioni, 4-2 per la Roma. È incredibile veramente, ma
E direi logico, avevamo detto all'inizio che il calcio fa sì che nulla sia impossibile e nulla deve essere impensabile. Giannini questa volta cambia parte, ma la mette molto bene angolato e raso terra, e benché Marchegiani intuisca, per lui è difficile raggiungere. E sì, in effetti ha provato un'altra soluzione, mentre vedete Emiliano Mondonico. Comunque il Torino è sempre forte del vantaggio ottenuto in casa e dei due gol messi a segno in questa partita. Gioco fermo, qualche istante di pausa per noi. Holz Mentolictus senza zucchero. È ripreso il gioco, dunque 4-2 per la Roma e siamo soltanto all'inizio del secondo tempo e per l'esattezza al 56esimo. Comi. Intervento di Scifo e danni di Bonaccina. Scifo ovviamente vuol lasciare con un buon ricordo l'Italia e il Torino. Scifo che, come sapete, giocherà nel prossimo anno nel Monaco nel campionato francese. Scifo che già aveva vissuto un'esperienza francese, prima nel Bordeaux, poi nell'Auxerre, dopo l'esperienza sicuramente non molto positiva con la maglia nerazzurra dell'Inter. Ancora la Roma con Rizzitelli, prova a destreggiarsi, Bonaccina per Hessler, ancora Hessler, palla buona per Giannini, Giannini prova a far filtrare la sfera per Carnevale. C'è sempre comunque una situazione di pericolo nell'area torinese. E non dimentichiamo che l'andata e il ritorno di campionato sta 5-4 qua a Roma. Ora il Torino che si propone con Scifo e l'arbitro concede un calcio di punizione dopo l'intervento di Piacentini, se non vado errato, anzi si tratta di Comi ai danni del giocatore belga. Scifo, ricordiamo, è nato alla Louvière in Belgio, figlio di genitori italiani, ha collezionato 60 presenze con la nazionale belga e ultimamente era stato addirittura invitato a sostenere il servizio militare in Italia. Ha replicato fermamente con carte bollate Scifo, ricordando al ministero competente che già il servizio militare l'aveva svolto in Belgio. Vediamo il calcio di punizione battuto da Aguilera. L'apertura è sulla destra per Mussi, un cross laddove c'è Fortunato, palla messa fuori, riconquistata dalla Roma con Giannini. Mihailovic, scusate, l'accelerazione di Mihailovic e poi Bruno che ne interrompe l'azione. Aguilera, è ben messo Aguilera, può andare al tiro e c'è l'opportuna deviazione per la Roma da parte di Garzia, che non ne vuol sapere di concordare con il guardalinee che ha segnato un calcio d'angolo al Torino. Il fatto che sta piovendo tutto addosso al guardalinee, direi che comunque, credo non solo noi, ma tutti quelli che ci stavano guardando ed ascoltando pensavano che al 15esimo del secondo tempo la partita fosse 4-2 o che potesse ancora riservarci questo tipo di emozioni. Ricordo ancora 4-2, tre volte la Roma su calcio di rigore con Giannini, due volte il Torino con Silenzi e c'è anche un gol di Rizzitelli, quello del 2-1. Il computo complessivo dunque di 4-2 per i giallorossi. Venturin, Scifo, ancora Scifo, prova il dribbling, c'è il cross, Silenzi e forse c'è un fallo di mano, comunque un calcio d'angolo che vedremo tra qualche istante. Porte blindate DR, l'industria della sicurezza. Si riparte dunque con questo corner per il Torino, risultato lo ribadisco ancora 4-2 per la Roma. Vede che sbuca sul monitor Pato Aguilera, poi Comi che mette fuori Piacentini. Sordo, le prese con Estre. C'è da dire che era difficilmente ipotizzabile una Roma che potesse segnare 4 gol con il Torino. Evidentemente nessuno aveva messo in preventivo la possibilità che il Torino potesse segnare 2 gol alla Roma. È tutto, è del tutto inatteso questo risultato quando scocca il 60esimo, vedete, il quarto d'ora del secondo tempo. Sordo che si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. Partita vivace, combattuta. Ancora Sordo, Aguilera. E rinvio di Comi con la palla che è terminata in fallo laterale.
Ancora il Torino, un Torino che sta badando ora al mantenimento del possesso di palla. Fortunato che scambia con Scifo, tallonato, pedinato da Bonacina, c'è il calcio di punizione per il fallo commesso dall'ex giocatore dell'Atalanta. Qualche problemino per Scifo. Ha ragione Scifo in questo caso, perché l'entrata di Bonacina è stata proprio sulle sue gambe quando la palla era lontana più di un metro. Calcio di punizione per il Torino, con Scifo che si appresta a battere. Tiro direttamente dalle parti di Fignani, nessun problema per il giovane estremo difensore giallorosso che rilancia dalle parti di Rizzitelli. In anticipo Pasquale Bruno, che non l'abbiamo detto ma lo diciamo ora, che festeggia ora oggi il 31esimo compleanno. Ancora la Roma in attacco, Piacentini prova il cross cercando la testa di Cardenale, c'è una deviazione, poi tenendo una situazione di pericolo Venturin mette oltre la linea di fondo del calcio d'angolo. Una Roma sostenuta incessantemente, ma una Roma che si merita anche gli applausi dei suoi sostenitori. Hessler, il cross respinge Bruno di testa, prova Comi, la palla che si impenna, sbuca Rizzitelli, tallonato da Fusi, ancora Rizzitelli, il retropassaggio per Mihailovic, cerca e trova lo spazio per il cross, c'è una torre buona, poi l'anticipo provvidenziale di Venturin su Giannini. Dicevamo prima, sempre numerose situazioni pericolose per il Torino nella sua area difensiva. Una Roma che sta giocando una partita sicuramente buona. Bonacina, un cross sotto misura e facile, l'uscita di Marchegiani. Certamente Mihailovic, quando riesce a trovare lo spazio da quella parte, cioè a sinistra, e dal resfogio di questo piede mette sempre dentro dei palloni invitantissimi. C'è un colpo di testa di Mihailovic, uno scontro poi con Sordo. Giannini, ancora Giannini al recupero della palla e poi sulla sinistra per Mihailovic che prepara il cross. L'apertura doveva essere per Coni, c'è un errore, parte velocissimo il Torino, vedete Mussi, ecco Roberto Mussi, 4 giocatori contro 3, ancora Mussi, molto valida la sua azione, poi c'è il cross completamente sbagliato, ha fatto tutto bene meno il cross Roberto Mussi. E che occasione strepitosa, bellissima azione, forse è arrivato un po' provato e c'erano Aguilera e Silenzi che aspettavano, ecco, fuori gioco intanto. Ha tardato il passaggio Garzia in fuori gioco, in offside. Hessler, per noi qualche istante di pausa. L'originale birra tedesca numero uno nel mondo, anche in Italia, Beck's. 19esimo del secondo tempo, Roma 4, Torino 2. Ecco Luca Fusi, vincitore di una Coppa Italia nell'88 proprio contro la Roma, allora giocava nella Sampdoria. Mentre Aguilera prova a destreggiarsi, a mantenere il possesso di palla, lo attacca Garzia. Ancora Scifo. Venturin non ce l'ha fatta superare Comi. Sordo. Fortunato. Ancora Fortunato. Palla per Venturin. Prova il tiro. Cerca di ingannare il portiere. Con un tiro ad effetto, a girare, a rientrare. Ed ora Mihailovic. Una stupenda fiondata nella zona di Rizzitelli, sempre inseguito da Bruno, molto abile la giocata di Rizzitelli, ancora Rizzitelli, l'intervento di Bruno, il calcio di punizione, buona partita di Rizzitelli, autore di un gol, Rizzitelli che ha spesso e volentieri messo in difficoltà gli avversari. Sicuramente loro davanti hanno fatto il loro dovere, le punte, tra l'altro questa è una posizione molto invitante, anche se da una distanza ragguardevole per il sinistro di Mihailovic, che poi può essere anche sempre una finta per Hessler, che è dotato anche lui di un tiro teso, tagliato, molto pericoloso. 19 minuti e 34 secondi, Sinisa Mihailovic, giocatore dal sinistro potentissimo, parte il tiro, molto bello, gol! Un gol stupendo di Mihailovic ed è 5-2 quando siamo al 19esimo e 48 secondi, quinto gol in Coppa Italia per il giocatore serbo, ex Stella Rossa, vincitore, ricordo, della Coppa dei Campioni 2 anni fa. Marchegiani non l'ho visto molto convinto, molto determinato su una palla difficile, forte, tesa, lo sapevamo, l'avevamo detto, però o non ha visto partire la palla o era, eccolo là, lo vedete un po' statico, un po' fermo,
Era sicuramente una palla tesa, forte, molto angolata, però non ci ha creduto, ecco. Ci ha creduto invece Mihajlovic, che l'ha inserito proprio là, laddove il portiere non è poi potuto arrivare. Comunque bellissimo il gesto balistico del giocatore che è nato in Croazia ma da genitori serbi, 6 presenze nella vecchia nazionale jugoslava, e si prosegue. Il risultato è di 5-2, risultato di 5-2, un risultato difficilmente ipotizzabile alla vigilia. Vedete ancora lo scontro di poco fa, Sordo alle prese con Piacentini, e si va avanti, grande entusiasmo sugli spalti, una partita degnissima di una finale, ed è 5-2 per la Roma. Si cerca Carnevale, la fiondata è stata di Tomasino Hessler. La palla è in out, mentre vedete la coppa che verrà assegnata alla fine ovviamente dei 90 minuti. Non c'è più spazio e possibilità per i supplementari. Chiaramente è il susseguirsi delle reti che ha vanificato quella che poteva anche essere sul nascere un'ipotesi di un eventuale 3-0. Palla nel frattempo in fallo laterale per qualche istante di pausa. Contagiato da Pioneer Next. Sale al cielo di Roma l'incitamento Roma-Roma da parte dei 60.000, 3.000 e 63.000 paganti, l'abbiamo detto, sono tifosi del Torino. È uscito Marcheggiani, la sua parata è ancora un'inquadratura molto ravvicinata della Coppa, lo scorso anno vinta dal Parma, e che quest'anno sarà sollevata a fine gara, presumibilmente si rimarrà la situazione attuale, dal capitano del Torino Luca Fusi. Comunque la partita è ancora aperta, 5-2 per la Roma quando siamo al 22esimo minuto. Una Roma che deve segnare se vuole sperare di vincere altri 2 gol. Un gol soltanto, c'è stato un errore ovviamente, perché passando sul 6-2 ci sarebbe la differenza, non ci sarebbe più parità, per cui non ci sarebbe più conteggio doppio dei gol in trasferta. Ecco, c'è stato qualche piccolo errore nel conteggio, ma chiaramente qui bisogna tener conto dei gol che sono piovuti davvero copiosi in questo secondo tempo. Siamo al 22esimo minuto, mentre la regia ci propone ancora la signora Viola. Dicevo che nel secondo tempo c'è stato al secondo il gol di Rizzitelli, al quarto quello di Giannini, poi quello di Silenzi al settimo, quello ancora di Giannini al decimo, e al 20esimo quello di Mihajlovic. Bruno, il colpo di testa. Carnevale. Ancora Mihajlovic. Bruno che respinge. Si può capire ora l'atteggiamento del Torino, un Torino che avverte il pericolo di un risultato che potrebbe fargli sfuggire di mano la coppa, mentre vedete che Aguilera ha cercato di invitare l'arbitro a fermare il gioco, in effetti è stato colpito duro. Direi che Bonacina sta rischiando molto, perché non è la prima volta che entra con particolare, se possiamo definirla, animosità, e la definiamola così in termine benevolo. Vedete che non va veramente a trascurare la palla. Io ho detto animosità perché poi è sempre difficile che siano accettate certe cose, ma è già la seconda volta e forse meritava qualcosa d'altro. Direi che il Goveani inquadrato ha di ben donde che per essere preoccupato. Vedete il computo dei falli, 25-22 quelli commessi dalla Roma. Il gioco è fermo, ci fermiamo ancora per qualche istante. Chrysler Voyager, automobili per gente libera. Sempre la Coppa Italia, e poi sbuca il volto di Aguilera. 5-2 risultato. Silenzi, Aguilera, arriva Sordo, manca l'aggancio, ancora Sordo, inseguito da Piacentini. Irruenta l'azione di Piacentini, la palla che finisce in fallo laterale. Si lotta su ogni pallone. Pensavamo alla fine del primo tempo che il gol di Silenzi potesse chiudere il conto per quanto concerne questa partita, partita che viceversa è divenuta apertissima grazie al susseguirsi di gol di questo secondo tempo. Un intervento falloso di Hessler, danno di Scifo.
Ricordo che il Torino prima di questa partita era imbattuto in questa edizione di Coppa Italia, 5 vittorie e 4 pareggi. Ed ecco Fusi da calciare. Benedetti svetta prepotentemente, poi Venturin ha cercato di effettuare un passaggio filtrante per Mussi. Pois e Mihailovic, buono il passaggio di prima per Carnevale, ancora Carnevale prova a sfuggire al raddoppio di marcatura, arriva Rizzitelli, era riuscito a dare a Piacentini ma l'arbitro era intervenuto per assegnare il calcio di punizione alla Roma. Minuti di gara, 26 in questo momento nel secondo tempo, Roma 5 Torino 2. Incredibile però come la Roma abbia realizzato 4 gol su gioco fermo, e credo tanto c'è un rimpallo sfavorevole al Torino. Rizzitelli ancora il tiro, la grande parata di Marchigiani, Roma vicino al gol. Roberto, potremmo dire che sono 5 su gioco fermo perché anche il gol di Rizzitelli è arrivato da calcio d'angolo. È vero, sono proprio tutti, ma se la Roma e il Torino deve stare attento, la Roma non può certo trascurare questo Toro che appena è andato avanti ha colpito, quindi direi antenne dritte da tutte e due le parti. C'è stato uno scontro tra Piacentini e Aguilera, mentre Papi Bonnici ci fa rivedere la bella torsione, la girata di Rizzitelli e la stupenda parata questa volta di Marchigiani che è deviato in calcio d'angolo. Gioco fermo ancora per l'intervento falloso ai danni di Aguilera, vedete le scuse di Piacentini. Aguilera che ha ricordato, a differenza di quanto era stato scritto su alcuni quotidiani, di non essere assente da un successo da ben 10 anni come era stato scritto. Si pensava alla sua vittoria nel 1983 in Coppa America, ha ricordato di aver vinto la Liguilla in Uruguay con la maglia del Peñarol nell'88, ce l'ha detto poco prima della partita, tanto per precisare, un torneo importante perché dà la possibilità al vincitore di disputare poi la Coppa Libertadores. Ancora gioco fermo, palla in fallo laterale per la rimessa in gioco della Roma quando siamo al 27esimo e 30 secondi. Comi, la fiondata di Comi, stacca Carnevale, Giannini in buona posizione, ancora Giannini il tiro e la grande parata di Marchigiani, o forse il palo, o la mano di Marchigiani o il palo, comunque Roma ancora vicinissima al gol, vedete Giannini quasi in lacrime, comunque una partita stupenda. Ma direi che Carnevale ha ancora dettato legge sul gioco aereo, vedete come riesce a far proseguire, Giannini regge la botte, la palla va di diritto proprio sul palo. Direi che è una partita che ormai quella Coppa Italia più volte inquadrata diventa un sogno per tutte e due, perché non ci sono più certezze assolute. Avete rivisto da tutte le angolazioni possibili la bellissima conclusione di Giannini, in effetti era stato bravo a superare anche il portiere Marchigiani, ma si è opposto il palo alla sua conclusione, mentre c'è una palla buona ancora per Rizzitelli che non se la sente di battere di volée sul passaggio di Hessler. Ancora Rizzitelli, sicuramente una Roma scatenata, un Torino stordito nonostante i due gol, un Torino che deve stare molto attento ad una Roma che è andata due volte vicino alla segnatura in questi ultimi minuti, prima con Rizzitelli, poi con Giannini. Una Roma che va avanti con Comi, verticalizza per Carnevale in area, le prese con Kois, ancora Carnevale, arriva Piacentini, non se la sente pure lui di tirare, ecco il tiro ribattuto, sempre primi sul pallone i giocatori in maglia giallorossa. Comi di testa, Carnevale, e c'è la facile parata del portiere Marchigiani. Comunque una Roma che ha premuto incessantemente in questi primi 75 minuti, siamo al 74esimo e 20 secondi per l'esattezza, mentre vedete ancora che le nostre telecamere vanno a zoomare sulla coppa. Difficile a questo punto stabilire, visto l'andamento della gara, chi potrà poi sollevare al cielo di Roma questa Coppa Italia. Il Torino ovviamente deve stare attento a non subire un gol, la Roma invece deve cercare di farlo. Hessler ingaggia un duello con Mussi, ancora Hessler, c'è un cross molto preciso, Piacentini, il duello aereo con Sordo, poi Marchigiani che va ad impossessarsi del pallone con le mani. C'era qualche timida protesta da parte di Carnevale, ma comunque il portiere era rimasto all'interno dell'area di rigore. E siamo al 30esimo. Comi, il lancio è lungo, Rizzitelli alle prese con Bruno, calcio di punizione, qualche istante di pausa per noi. Signore, abbiamo vinto.
Molto bene, Ambrogio. All'Agip basta un litro d'olio per entrare in gioco. Informati dai gestori Agip. La mezz'ora è passata da 30 secondi, c'è grande agitazione in panchina, sulla panchina ovviamente del Torino, i giocatori cercano di infondere tranquillità ai compagni di squadra che sono sul terreno di gioco. Un Torino che dunque è sotto con un risultato pesante, 5-2. Ancora la Roma, l'attacco, Garzia che ha dato a Piacentini, Hessler, sbucano da tutte le parti i giocatori della Roma. Hessler, palla buona ancora per Piacentini, può partire il cross, eccolo Carnevale, va a staccare, c'è il colpo di testa ravvicinato e ancora una palla gol, questa volta è stato Benedetti che ha mancato il gol, e qualche istante di pausa ancora. Ed ecco il calcio d'angolo susseguente a quest'altra situazione favorevole per la Roma, va a battere ancora Hessler, c'è la deviazione di Silenzi, prova il tiro, la volée di Piacentini con palla alta sopra la traversa, mentre rivediamo l'azione di prima, vedete il cross e sbuca dalle retrovie, Benedetti ha compiuto un vero miracolo, direi Marchegiani, sulla conclusione del suo ex compagno di squadra. Sta per entrare in campo Walter Casagrande, che pure lui sta per dare l'addio al calcio italiano, andrà a giocare nel Flamengo. Walter Casagrande, 30 anni, quest'anno 4 gol, prenderà il posto di Aguilera, acciaccato. Il Torino lo ha ceduto alla Flamengo in cambio di un'opzione per il giocatore Gelson, soprannominato Baresi. Questo ovviamente è il soprannome che gli è stato affibbiato in Brasile, mentre vedete che c'è un accenno di rissa tra Piacentini, anzi tra Bonacina e Aguilera. Aguilera se la prende comoda, i giocatori della Roma ovviamente cercano di invitarlo ad affrettare la sua uscita dal terreno di gioco. Il gioco è ancora fermo, visto che sta per entrare Casagrande, noi prendiamo lo spunto per fermarci ancora per qualche secondo. Gran raffreddori? Fazzoletti Scottex, il posto più morbido dove mettere il naso. È entrato in campo dunque Casagrande, Aguilera sommerso dai fischi, dagli insulti e dai cori offensivi dei tifosi, mentre vedete Casagrande che ha preso il posto al centro dell'attacco. Direi intanto che Marchegiani ha recuperato negli ultimi 2 minuti o 5 minuti quell'indecisione che io gli avevo addebitato sul calcio di punizione, compiendo 2 prodezze sul tiro di Rizzitelli e su questo colpo di testa di Benedetti, che però ci testimoniano quanto gli eventi possono ancora essere tutti possibili e come la Roma creda ancora e il Torino sbandi ancora. Vedete Emiliano Mondonico giustamente preoccupato, il Torino al di là dei 2 gol di Silenzi, che sono state 2 vere invenzioni dell'attaccante, non ha sicuramente offerto una buona prestazione. Un Torino che è apparso fino a questo momento abbastanza perforabile in zona difensiva, e un Torino che non ha saputo gestire il possesso di palla come ci si attendeva da una squadra che era forte nel vantaggio ottenuto all'andata 3-0. Ma si sa, il calcio spesso e volentieri ci regala delle grosse sorprese. La Roma aveva creduto nella possibilità di una rimonta che sembrava possibile dopo il gol iniziale di Giannini su rigore, poi l'entusiasmo si era spento dopo il gol di Silenzi e poi un secondo tempo fino a questo momento decisamente scoppiettante. Mancano 11 minuti, la Roma ha segnato globalmente 5 gol, il Torino 2, e un gol potrebbe fare la differenza, un gol che arriva o che non arriva deciderà questa Coppa Italia 1992-93. Giannini, Rizzitelli alle prese con Bruno, e Bruno questa volta riesce a rimediare scagliando il pallone in fallo laterale. Grande partita quella di Ruggero Rizzitelli, ma c'è da dire che forse tutti i giocatori della Roma si sono espressi su un livello più che dignitoso. E direi senz'altro di sì, qui c'è un tentativo di richiesta di fallo di Mihajlovic ottenuta da posizione pericolosa. Direi che tutto sommato però lo stesso Bruno è stato quello più attento, più sereno, quello che ha perso meno la testa in difesa, anche se ha subito un gol del suo avversario diretto. Ed ecco il calcio di punizione per la Roma con Mihajlovic che si appresta a battere. Quando siamo al 35esimo minuto, la partita è sempre viva e vibrante. La deviazione stupenda da parte di Comi, l'illusione ottica del gol
e l'urlo smorzato in gola dei tifosi romanisti. Eccolo qui Antonio Comi, ho ricordato brevemente la sua carriera, 7 anni nel Torino, alla Roma dall'89, abbiamo rivisto la sua deviazione, mentre vedete Muzzi che si sta preparando in panchina. Sempre 5-2, 10 minuti al termine, calcio di rinvio, batte Marchegiani, stacca molto bene Piacentini, mentre l'inseguimento della palla c'è Giannini, lo anticipa Venturin, riesce in qualche modo a mettere fuori Giannini e per noi qualche istante di pausa. Arte, no other. Inquadrato Giuseppe Giannini, 3 gol questa sera, come vedete in sovraimpressione tutti su rigore, e a quota 4 nella classifica dei bomber di Coppa Italia, mentre Mihajlovic con il suo gol si è portato a 5 reti, come Protti e come Pance fa il comando, e sempre comunque signori, forse irraggiungibile. Sempre inquadrato il giocatore Muzzi che sta per entrare in campo, la Roma che si affiderà alla giovane attaccante per vedere di risolvere la questione nei minuti finali. Il Torino ha operato una sola sostituzione mettendo in campo Casagrande al posto di Aguilera, mentre ora c'è stato un erroraccio di Sordo che ha praticamente regalato il pallone a Piacentini, anzi a Garzia. Hessler, ancora Tomasino Hessler, Mihajlovic, Hessler, palla pennellata, poi Benedetti che mette giù il tiro, c'è una deviazione di Fortunato, comunque una Roma sempre pericolosa, e poi un goffo intervento di Casagrande, la rimessa in gioco ancora per la Roma, Comi, Garzia, Mihajlovic dalla distanza, c'è un giocatore in fuorigioco che è Giannini e l'arbitro se ne avvede su suggerimento dei guardalini, in effetti Giannini era sbucato dalle retrovie. Sì, Mihajlovic ha provato a sfoderare ancora una volta il suo sinistro, intanto c'era Bosco che sembrava voler buttare dentro Muzzi, forse quando ha visto Giannini colpito dai crampi per stanchezza, cosa che succede adesso anche a Sordo. E in effetti i giocatori a questo punto della stagione, provati da un'annata sicuramente pesante, hanno dato molto dal punto di vista fisico oltre che nervoso, e queste cose possono succedere. Bene, con Sordo a terra noi ci fermiamo per l'ultima volta, per l'ultima brevissima pausa pubblicitaria. Dal 5 luglio ciascuno di voi può essere un campione, anzi un campionissimo, alle ore 20 su Italia 1. Mentre vedete nuovamente in esposizione la Coppa Italia con la Roma in vantaggio per 5-2, il cronometro dice 38 minuti nel secondo tempo, 7 minuti di gioco effettivo ancora da giocare, probabilmente ci sarà qualcosa da recuperare. 5-2, una partita che rimane sempre incertissima, una Coppa Italia incertissima da assegnare. Ricordo ancora che il punteggio globale è di perfetta parità, 5 gol ha segnato la Roma complessivamente, mentre vedete i falli che sono 27-25, il Torino ha guadagnato qualcosa, lo diciamo ironicamente, in questa speciale classifica. Dicevo, 5 gol ha segnato complessivamente la Roma, 5 gol il Torino, ma in virtù di quella norma che assegna valore doppio ai gol messi a segno in trasferta, il Torino è in vantaggio sui giallorossi, ma un gol potrebbe spezzare ovviamente questo equilibrio, giacché non sussisterebbe più la situazione di parità e non si terrebbe più conto di questa norma. Vediamo un cross cercando Rizzitelli, fa la sponda, Carnevale, mette giù, ancora Carnevale tra due avversari, in affanno il Torino, poi rimedia Scifo. Ancora Scifo, spara il pallone addosso a Bonacina, poi cerca di superarlo con un pallonetto, ce la fa. Bella la giocata di Scifo, ecco Silenzi, l'eroe Granata, allunga e falcate, prova a saltare, ad evitare l'intervento di Hessler, poi tocca bene per Mussi. Diciamo che sono anche saltati un pochino i ruoli nella formazione granata. Venturin lo affianca sulla destra a Sordo, riceve. Ancora Giorgio Venturin. Bada ovviamente il Torino in questa fase finale della partita a mantenere il possesso di palla. Ci prova anche Fortunato. Poi c'è un intervento di Garzia e palla che finisce oltre la linea bianca, la linea di fondo, e il Torino beneficia di un calcio d'angolo. Non c'è nessun giocatore in posizione di tiro, vedete che Garzia quasi quasi si sostituisce all'avversario che dovrebbe battere, mentre vedete che il cronometro in sovraimpressione dice 85 minuti, 5 minuti al termine, 5-2 per la Roma. Va a battere Scifo.
La palla spiove in area di rigore. Silenzi prova a staccare. Venturini fuori area, aveva dato l'impressione di tentare il tiro, mentre c'è un intervento falloso di Mihajlovic su Fortunato e il Torino beneficia di un calcio di punizione, mentre vedete che si agita continuamente Mondonico, che invoca anche l'attenzione dell'arbitro per effettuare una seconda sostituzione. Ovviamente sono minuti intensissimi questi finali, vissuti con differente stato d'animo da Boskov e da Mondonico. Poi avete visto il tentativo di Scifo di mettere il pallone nello spazio delimitato dai tre legni, direttamente su calcio di punizione, ma da posizione molto angolata. E mentre la Roma prova a ripartire con Garzia, Giannini, Comi, sulla sinistra defilato Mihajlovic. Non c'è pressing da parte del Torino, un Torino che aspetta i romanisti. Ancora Mihajlovic. Benedetti è divenuto il nuovo attaccante che viene controllato da Casagrande, mentre la Roma continua a traccheggiare a centrocampo. Una palla che dovrebbe essere per Hessler. Hessler riesce, vediamo il cross e c'è il tiro potentissimo di Hessler, che non ha cercato un compagno, non ha cercato il passaggio arretrato, ha cercato forse una deviazione. Ha cercato una deviazione di qualcuno, non gli interessava di che gamba o di che colore fosse la maglia. Direi che era stato fortunato sul controllo e veramente era un'azione che poteva, e tra l'altro l'arbitro non ha accordato il calcio d'angolo, si vede che la gamba colpita è stata quella di Benedetti, che era andato incontro alla palla per cercare di toccarlo. Vedete che tutto è tornato al posto giusto, si riparte con un calcio di rinvio, quindi è un'azione comunque ancora molto pericolosa questa della Roma. Una Roma che ha messo in continua ambasce il Torino dopo aver raggiunto il quinto gol, si è distinto Marcheggiani. Una Roma che ha sempre avuto il sopravvento. Comunque vada a finire questa partita, c'è da dire che la Roma uscirà sicuramente meritevole per quanto ha saputo fare, per averci se non altro provato. Vediamo ancora un tentativo di Carnevale, poi con l'intervento di Mussi la palla che è stata spedita oltre la linea di fondo e quindi in calcio d'angolo. C'è stato uno scontro violento, lo rivediamo Roberto con questo tentativo con Mussi che anticipa Carnevale. Lo scontro tra i due è un pochettino la stessa dinamica dello scontro che è costato purtroppo il grosso infortunio al Dair nella partita di andata. C'è un contatto fra le due gambe, fra i due giocatori. Tra l'altro credo che sicuramente Carnevale ne ha avuto i danni minori, mi sembra quello colpito da crampi più che altro. Però a questo punto della partita, quando la fatica è così presente, è anche più facile che succedano scontri e anche incidenti. Ecco, abbiamo rivisto ancora il replay di questa azione, sempre a terra, doloranti, Mussi, quello di Roberto Mussi. Vorrei ricordare che questo trentenne difensore, che ha segnato due gol in questo campionato, aveva vinto uno scudetto nell'88 con il Milan, aveva partecipato perlomeno a questo campionato vittorioso, aveva partecipato poi anche alla vittoriosa Coppa dei Campioni della stagione successiva. Diciamo che sono parecchi giocatori decorati nel Torino. C'è Pasquale Bruno che ha vinto una Coppa Italia con la Juve nel 90, così come Fortunato. Poi Fusi che ha vinto una Coppa Italia, una Coppa UEFA, uno scudetto con il Napoli. Di Mussi abbiamo appena detto. I successi invece di Aguilera, Scifo e Casagrande sono tutti ottenuti con squadre straniere. Ma continuiamo a raccontare la partita. C'è un cross, l'uscita questa volta stupenda, plastica, di Marcheggiani, di Luca Marcheggiani. Quando vedete che il cronometro dice per il Torino 89 minuti, il che depone bene ovviamente a favore della causa granata, ma impietosamente per la causa giallorossa. Ci sarà sicuramente da recuperare e vivremo intensamente questi ultimi minuti. Io penso molto, come ha fatto proseguire a lungo il primo tempo, farà altrettanto in questo secondo, perché è giusto che sia così. Casagrande ha domato molto bene il pallone, ancora Casagrande ha tentato di infilarsi nella retroguardia avversaria, ma non ce l'ha fatta. Mentre vedete che siamo su 97 minuti di tempo di gioco e 42 per quanto concerne l'effettivo. Presumibilmente verrà raddoppiata la quota del primo tempo, il tempo effettivo era stato di 22 minuti, mentre abbiamo rivisto ancora questa azione incriminata, mentre il Torino, eccolo qui, lo scontro tra Piacentino e Sordo, mentre il Torino cerca di convocare il direttore di gara perché si accorga che deve essere effettuata una sostituzione. Il giovane Falcone
Giulio Falcone, 19 anni, sta per entrare sul terreno di gioco al posto di Sordo. Non scherzosamente si dice che chiama sempre fuori il più lontano, in questo caso è Sordo che è in diagonale dall'altra parte, ma era quello che era stato colpito da crampi, ed eccolo qua inquadrato. Lo vediamo con un viso abbastanza sofferente, forse non si è ancora reso conto perché ha messo già giù il, eccolo qua che adesso la rifà vedere il numero, e quindi si convincerà che tocca lui. E direi che la tua spiegazione, comunque, visto che hai giocato per parecchi anni, può avere un senso di verità, no? No, beh, adesso è un po' esasperata, perché se non sarebbe magari stupido togliere uno buono solo perché è lontano. Sicuramente la scelta è una scelta tattica di non inserire un altro nel suo ruolo, è una scelta fisica legata ai crampi che Sordo aveva dimostrato. Comunque è chiaro che se ce ne sono due in precarie condizioni, meglio togliere più lontano. Comunque siamo arrivati al 90°, 91° per quanto riguarda il tempo regolamentare, ma ovviamente, come dicevo, ci sarà da recuperare. Anche la Roma sta per operare una sostituzione, forse tardiva, perché sta per entrare in campo Muzzi al posto di Bonacina. Ultimi secondi, ultimi spiccioli di questa Coppa Italia, 92-93, 5-2 per la Roma, risultato ancora incerto. La battuta di Mihajlovic, l'uscita senza problemi del portiere Marchegiani, che oltretutto si è scontrato, se non sbaglio, con Casagrande. Non c'era sicuramente il fallo, a meno che l'arbitro ha visto una spinta, ma no, non c'era, pensavo una spinta di Carnevale su Casagrande. C'è stato lo scontro tra Casagrande e il portiere. Comunque calcio di punizione assegnato da Sguizzato. Dicevo prima, Carlo Sguizzato, la sua ultima direzione di gara, 100 partite in Serie A, 45 anni compiuti a gennaio per il fischietto veronese. Il rilancio di Marchegiani, il colpo di testa da parte di Silenzi, la palla riconquistata ancora da Mihajlovic, che sta praticamente facendo il terzino sinistro. Rizzitelli stoppa con il petto, attaccato da Bruno, ancora Rizzitelli, c'è un pallonetto cercando Muzzi. Ecco Muzzi alle prese con Mussi, sembra quasi un gioco di parole. Ancora Muzzi, palla buona per un cross di Piacentini che arriva, e c'è l'uscita ancora una volta splendida di Marchegiani. Un Marchegiani che si è ripreso brillantemente dopo che il risultato è stato fissato sul 5-2. Rivediamo l'azione. Direi che è riuscito a salire sul piedistallo del protagonista dopo, con tranquillità, con sicurezza finalmente. E vediamo uscire convinto di andare a prendere questa palla e di farla sua e non mollarla assolutamente. Ancora la Roma che cerca di accelerare i tempi. Mihajlovic che ha scambiato con Garzia. Garzia è divenuto praticamente il libero in centrale. Poi Comi, assalto finale dei giallorossi. Il Torino tutto proteso a difendere questo esiguo vantaggio. Piacentini può effettuare il cross, cerca lo sfondamento sulla destra, guadagna una rimessa in gioco con le mani. Una Roma che ci ha messo comunque il cuore, mentre vediamo che Piacentini si è probabilmente infortunato alle prese con il dislivello provocato dal gradino che sta al di fuori del campo per delimitazione. Cifo si trascina la palla in fallo laterale. 48 minuti, ovviamente grande eccitazione, grande fermento sugli spalti e soprattutto nei pressi della panchina. La Roma aspetta il gol della vittoria, mentre va Benedetti ad inzuccare. C'è forse una deviazione, no, l'arbitro non la vede e in verità non c'è stata, e c'è ancora un calcio di rinvio, mentre la Roma sta per proporre un'altra sostituzione. Fausto Salsano, un giocatore che ha vinto 4 Coppe Italia, 3 con la mano della Sampdoria, 1 con la Roma. Era all'inseguimento del record di Benetti, che ne ha vinte 5 complessivamente. E probabilmente per Salsano ci sono pochi secondi da sfruttare. 49 minuti e 20 secondi, questo è il tempo non effettivo ovviamente, mentre vedete l'incornata di Benedetti. Mi sa che è stato Carnevale a sfiorargliela con la nuca e a mettergliela fuori dalla possibilità, almeno dalla la possibilità di colpirla, in quanto Benedetti però era andato su benissimo. Ancora intensa l'emozione sugli spalti. Il rilancio di Marchegiani, il colpo di testa di Silenzi. C'è Mondonico che dà le istruzioni perché vengono effettuate in modo diligente le marcature. Il Torino questa volta si è salvato dall'assalto romanista. Casagrande, la palla è per Scifo. Ancora Vincenzo Scifo, prova a superare Salsano, scambia bene, Venturin. 50 minuti e 5 secondi.
Ovviamente immaginiamo la tensione delle opposte tifoserie, la Roma che spera nel colpaccio, ma il Torino ovviamente spera viceversa che la partita possa concludersi con questo risultato. C'è un colpo di testa di Comi, la palla finisce oltre la linea di fondo, mentre vedete che siamo a 102 minuti complessivamente di gioco, mantenendo il computo dei due tempi, e 44, 43 e 32 di gioco effettivo. Il calcio d'angolo del Torino, ancora sguizzato, inseguito dalle nostre telecamere, si attende ovviamente il triplice fischio del direttore di gara. La Roma che prova ancora dalle retrovie, ma sguizzato, ha preparato il cronometro, ha preparato il fischietto, e il Torino vince la Coppa Italia grazie alla norma che assegna duplice valore al gol messo a segno in trasferta. Avete visto un giocatore della Roma disteso sul terreno di gioco, si trattava di Mihajlovic. C'è da dire che la Roma ci ha messo il cuore, la volontà, grande merito alla Roma, il merito al Torino per la vittoria, ma il merito va alla Roma per non aver mai considerato finita questa partita, ed è giusto tributare il plauso alla formazione giallorossa. Al Torino va decisamente direttamente proprio in virtù del successo ottenuto. Ma è detto giustamente, direi che mai come in questa occasione spontaneo è partito l'applauso del pubblico di casa verso i propri beniamini. È chiaro che per il Torino è un grosso successo, è un successo che si è conquistato, ha voluto, ha sofferto. Anche dopo aver subito 5 gol, conquistare una Coppa Italia è sempre un'impresa da ricordare, però direi che nell'ottica delle due partite è anche difficile stilare una classifica veramente, o una classifica di merito fra le due squadre. Direi che il Torino ne esce premiato, e quindi diamo il merito al Toro. Avete visto anche lo striscione esposto dai tifosi del Toro, stiamo godendo, e possiamo dire anche che hanno sofferto parecchio e viene premiata la loro sofferenza per questi 3.000 irriducibili che hanno seguito il Torino in questa avventura. Un Torino che è tornato ad un successo importante dopo quello ottenuto nel 76 in campionato, era l'ultimo, e vedete Comi che va a salutare e a ringraziare i tifosi. Vedete l'abbraccio nel frattempo tra il presidente Goveani, che ha stabilito pure lui un record importante, voleva, come vedete, Emiliano Mondonico che sta piangendo. Emiliano Mondonico è l'immagine di una felicità sofferta, questa di Emiliano Mondonico. Per lui si tratta del primo successo nella carriera, non è mai retrocesso, l'ha sempre sottolineato, ma per la prima volta Emiliano Mondonico ha vinto qualcosa di importante. C'è da chiedersi se provare una sofferenza simile vorrà vincere ancora, perché è sicuramente una cosa piacevole, la sua è una sofferenza di gioia. Però adesso immaginiamoci la panchina opposta e andare a trovare, a scoprire Bosco che, dopo aver vinto, aver fatto 5 gol in casa, diciamo che Aguilera vuol farsi portare in trionfo da Marchegiani con il peso che ha e anche permesso, e vediamo che va a gioire sotto la curva granata, almeno sotto i tifosi granata. E direi che Marchegiani, che lascerà anche lui a posto il suo suggello, ha una bella prestazione soprattutto negli ultimi 20 minuti. Ecco, dicevo prima del presidente Goveani che era sua intenzione fare meglio di Vittorio Chiusiano, che 4 mesi dopo il suo insediamento al vertice della Juventus aveva saputo vincere Coppa UEFA e Coppa Italia, e il presidente Goveani ce l'ha fatta arrivando in più breve tempo al successo in Coppa Italia.